J'ai été. Stai tutti vedendo? Sera.
dove sto andando a farmi il vaccino. Caricamento personalità in corso. Robocop R04U9. Aiutante d'ufficio. Apertura protocollo predefinito di ufficio. Errore. Vai. Caricamento programma. A questi perdoni si va a fare i vaccini. Errore. Rilevata violazione. Dai, perdoni Novaz, ora voglio fare dei vaccini, volenti o non. Ecco, il Vaccinator 3000. Vaccinali tutti. Identificato per è in corso un uomo. Individuato bersaglio ostile. Ce l'hai la tua testa non sarà tollerata. Il tuo brutto culo. Thank you.
pezzi! È tempo di morire! No! Vero, è tempo di morire. Ma io non ho capito perché questi antivaccinisti ci stanno impedendo tanto, cioè... Vedi? Sono tutti morti. Se si facevano il vaccino erano ancora vivi. È chiuso per una ragione. Non farti... Comunque... Ma... C'è tipo su New Vegas una missione? Hai avuto da fare con i test? Riguardante... Com'è andata la scorribanda? Hai preso il cibo possibile e le medicine nel Super Duper Mart? Certo. Bugia, non è stato facile. Davvero? Davvero? Fantastico! Dimmi tutto! Dici che hanno una scorta molto ben protetta? Mi chiedo quanti altri tesori siano in mano ai mostri. Beh, conserva ciò che hai. Ho appena trattato una spedizione di cibo. Ecco, prendine un po', offro io. Ha un sapore alquanto acidulo dopo un po'. Prendilo, è un vecchio sterilizzante per alimenti. Portalo con te e renderai il cibo e le bevande più... migliori. Devo studiare ancora un campione vivente con avvelenamento da radiazioni. Ho bisogno di qualcuno che studi come spostarsi attraverso un campo minato. E questo comprende la prima sezione del libro. Cosa colpisce la tua fantasia? Beh, è per questo che ho bisogno del tuo aiuto, no? Ne so molto grazie ai libri, ma non ne ho mai visto un esempio dal vero. Ma non per molto ancora. Ho bisogno di sottoporti ad avvelenamento da radiazioni per studiarne gli effetti. Oh, non una dose letale, naturalmente. Poi ti sistemerò io. Oh! Dunque, 200 radiazioni dovrebbero bastare per una malattia di base, ma se riesci ad averne 600 più, i miei test saranno ancora più precisi. Assicurati di riuscire a tornare qui e io farò in modo che non ti manchi niente. Ciao. Oh, ti senti male? Nemmeno per l'umanità? O per...
Buona caccia! Ora mi ucciderò di radiazioni.
credo di aver trovato un nuovo modo per cucinare la carne di scampi. Direi che, in effetti, sei fosforescente. Ora cerca di non muoverti. Dimmi come stai e io ti rimetterò in sesto. Hai avuto fortuna, lo sai? In questo stato in molti non starebbero nemmeno in piedi, altro che camminare. Lascia che prenda nota. Posso curare queste radiazioni nocive con un po' del mio intruglio antiradiazioni fatto in casa. Non ho mai potuto fare una prova su qualcuno che avesse assunto una dose così ingente. Funzionerà bene. Eccitante, no? Ok, un po' di latte di bramino, un paio di magneti e forse qualche pensiero felice. Ah. Sei in vita! Questa è la buona notizia! Ma c'è stato un piccolo effetto collaterale, una leggera, minuscola mutazione, però sembra essere benigna. Un tumore. Ecco, prendi un po' di droghe antiradiazioni, è un modo per dirti mi spiace di aver strapazzato il tuo DNA come farebbe un gatto con un gomitolo. Le mine sono uno dei pochi pericoli che possono tornare utili. Disinnescane una prima che esploda e potrai venderla per un sacco di tappi. Ho sentito storie su una città fantasma piena di mine. I commercianti la chiamano il campo minato. È il posto adatto per una ricerca sul campo. Vai lì, torna e dimmi tutto. Puoi riportarmi una mina da studiare? Oh, non preoccuparti. Qui non ci viene nessuno perché dicono che è una città fantasma. E siccome i fantasmi non esistono, puoi concentrarti sulle mine. Ho sentito che c'è un parco giochi nel centro della città. Vacci e torna qui. Sicuramente avrai delle storie da raccontare. Non provare a fare niente. Ok. Mi sono ricordato adesso che potevo vendere al al tizio della clinica per prendere ulteriore stimpe. Hai bisogno di qualcosa? Per l'amor di Dio, non sembri star male e sicuramente non stai morendo. Perciò, perché mi... Sì? Che ti serve?
Fatto? I mostri mi prenderanno! No, quelle cose mi prenderanno! Sembri più forte di tutti gli altri adulti. Puoi proteggermi? Quelle grandi cose sono in tutta Graditch e hanno ucciso tutti. Per favore, signore, trova mio papà. Davvero? Grazie mille. La mia casa è vicino al gra... Per favore, trova... Beh, il rifugio è... Mio padre mi ha sempre detto di stare... Verrò qui e aspetterò. Mi ricordo quella volta imbarazzante che... Spero che tu abbia qualche buona... Girando per... Che girando per il forno, guarda, mi sono ritrovato a una compagna di parte.
È morto davvero Roy? Combattendo per la sua famiglia. Sarà la quinta volta che dimentico il codice per il terminale della mia scrivania. Devo imparare a essere più organizzato. La password del mio terminale è formicide. Non è tanto difficile da ricordare. Nota personale. Distruggere questo olonastro dopo il trasloco nel nuovo laboratorio. Se l'è dimenticato? C'è qualcuno là fuori! Ehi! Forza, dimmi tutto! Oh no, cos'è successo? È morto! Lo sapevo già, e poi non ce la faccio più nemmeno a piangere! Devi fermare tutto ciò, in modo che non possa succedere mai più alla famiglia di nessun altro! Vorrei averti incontrato tempo fa. Forse mio papà sarebbe ancora vivo. Grazie di tutto. Sto meglio ora che sei qui. Questa posso anche aumentarmi il peso trasportabile senza consumare nessun tratto.
Particolarmente vivi siete, cioè. Una domanda perché, cosa. Ma no, cioè. Vivi, cazzo, veramente vivi. Cioè. Fate una domanda alla volta, perché tutti insieme non riesco a rispondervi.
qualcuno che vuole fare domande. Come strano. Allora, nessuno vuole fare domande? Nessuno vuole dire niente? Frega un cazzo. Queste qua sono formiche che hanno giocato troppo a Skyrim. Ghibellino, so io. Sono qua. Qualche casa non ne ho. Ma su me, oddio. Ghibellino, che so io. Ghibellino, che so. Ah. Qualche casa non ne ho. Assume è rimasto, oddio, che bellino che so io, che bellino che so altro, qualche casa non ne ho, assume è rimasto il valore.
Dritto in testa. Dritto in testa io, figo. Vai di casa, non ne ho. Dio, che bellino, che sono io. Mi hai colto di sorpresa. Non dovresti avvicinarti così alla gente. Questa è la ragione per cui questo è il posto migliore per lavorare. Lo sai che stai irrompendo in una zona sperimentale sensibile e in precario equilibrio? I miei esperimenti sono complicati e ci vorrebbe uno scienziato per spiegarli. Aspetta, io sono uno scienziato. Fantastico! La mia ricerca per ridurre le dimensioni di queste creature insettoidi è di importanza vitale. Intendo ridurre attraverso diverse generazioni la loro mole tramite l'utilizzo di un mutagene indotto. Intelligente, no? Esatto! Capisci perfettamente! Splendido! Ho sbagliato qualche calcolo nel mutagene. Invece di avere ridotto le dimensioni delle formiche, le nuove nate hanno un nuovo biomeccanismo. Ho chiamato la loro aberrazione genetica pirosi, l'abilità di emettere fiamme dal corpo. Potrei correggere questo errore, ma non riesco ad arrivare alla mia attrezzatura. La tua conoscenza delle procedure sperimentali mi sorprende. In realtà ho saltato un passo e ho modificato l'intera nidiata. Forse sono stato avventato. Ero convinto che avrebbe funzionato. Per correggere questo errore, devo accedere al mio terminale e modificare il mutagene. Vuole mettere il vaccino? Dal momento che me lo chiedi, lascia che ti spieghi. Il mio terminale portatile è nel vivaio vicino alla formica regina. Se posso arrivarci, potrei continuare a migliorare il mutagene. Oh no, no, no! La regina non deve essere ferita! Perderemmo mesi di lavoro!
Il tuo obiettivo sarebbe l'eliminazione di quello che io chiamo il suo quintetto di guardiani del nido. Schifoso abominio. Dovrebbe andare tutto bene. Ho collegato la mia attrezzatura al mio terminale portatile in modo che possa emettere una pulsazione inibitrice. Una volta inviato l'impulso, le formiche rimanenti perderanno il collegamento con la regina e impazziranno, distruggendosi fra di loro. Ecco tutto. Che ne dici? Davvero? Fai attenzione e guardi.
Ho rilevato delle modifiche. Oh, meraviglioso! Raccontami cos'è successo. Allora passerò subito al mio terminale portatile e apporterò le modifiche necessarie alla formula. Grazie di tutto. Fantastico! Potenza... Sì, cosa... Dovresti portarlo via da questo posto. Trovargli un... Sarebbe difficile portare a termine i... Tutti gli scienziati si assumono la responsabilità dei propri errori, perché fa parte del gioco. Terminerò questo esperimento senza impantanarmi in problemi morali. Se mi lascio guidare dalle emozioni, tutto il tempo e le energie... Tu hai i tuoi ideali e io ho i miei. Io voglio terminare i miei esperimenti a tutti i costi. Se questo significa perdere qualche vita per salvare le generazioni future, si tratta di un piccolo prezzo da pagare.